Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come avete già visto, oggi un allestimento particolare qua nel mio studio con l'aggiunta di monitor. Perché? Perché oggi andremo a vedere lui, questo prodotto della Lemorele che ci permette di fare una cosa molto interessante. Lui è un prodotto dal prezzo molto accessibile perché lo si paga su Amazon intorno ai 35 euro e davvero ci dà la possibilità di fare una cosa molto molto interessante. È un hub Type-C Thunderbolt che può darci la possibilità di andare a collegare tre monitor contemporaneamente. Praticamente avremo la possibilità di utilizzare tre monitor in mirroring, praticamente avremo la stessa schermata sui tre monitor, o potremmo utilizzare i tre monitor in maniera separata, quindi su ogni monitor far funzionare un programma diverso uno dall'altro. E questa cosa è davvero interessante, soprattutto perché questo prodotto della Lemorele costa davvero molto molto poco. Lui vi arriva all'interno appunto di questa confezione, dove al suo interno troviamo subito il dispositivo Lemorele, dove potremo andare a collegare appunto i due monitor tramite le prese HDMI, dopodiché avremo una presa Type-C e avremo tre prese, o quattro, dipende dal modello che andrete ad acquistare, di prese USB 3. Quindi la possibilità di collegare veramente di tutto. E poi all'interno troviamo un piccolo manuale in lingua cinese ed inglese che ci spiega che ha bisogno di un'applicazione che viene appunto gestita direttamente da questo dispositivo, ma dovremmo dargli delle autorizzazioni per farle funzionare. Quindi, come avete visto, lui è un dispositivo davvero semplice. I monitor verranno collegati tramite le prese HDMI, mentre poi avremo queste prese USB 3 e da questa parte avremo anche una presa Type-C. Allora, lui è compatibile sia con i sistemi Mac che con i sistemi Windows. Con Windows bisogna avere almeno Windows 10 o superiore, quindi funziona praticamente con tutto e ci dà questa possibilità in maniera molto semplice. L'unica cosa che dovremmo fare, lo faremo solo la prima volta, è dare i permessi e le autorizzazioni alla applicazione che gestirà appunto questo sistema di condivisione sui tre monitor, perché come sapete aggiungere un monitor a un dispositivo adesso è molto semplice. Con un dispositivo anche come questo, un primo monitor viene aggiunto senza nessun problema, basta collegarlo e già lui funziona senza nessun problema. Ma un altro monitor aggiuntivo supplementare, quindi avremo tre monitor, questa è già una cosa più impegnativa. Allora, per prima cosa andiamo a collegare il nostro dispositivo alla presa Type-C Thunderbolt del nostro computer o Mac, dopodiché andiamo a collegare le prese HDMI dei nostri monitor. Allora, una volta collegato, come vedete, il primo monitor è già comunicante, ma questo, come abbiamo detto prima, succede con tutti gli hub in cui c'è una presa HDMI disponibile appunto all'interno dell'hub che abbiamo acquistato, e quindi potremo già avere sia un monitor, come in questo caso vedete, che fa un'azione separata. Quindi io posso andare nel primo monitor, cioè questo, e andare a aprire, che ne so, un programma di gestione di file per stampa 3D, e poi nell'altro monitor invece andare a far funzionare, che ne so, una schermata di YouTube. Quindi sto facendo due cose separate. O posso andare ad attivare, sempre all'interno delle opzioni del nostro computer o Mac, la possibilità di vedere quello che sto vedendo nel primo monitor anche nel secondo, e fino a qua tutto è normale. Però vedete che il terzo monitor, cioè questo, in questa schermata adesso ha UD display, cioè viene rilevato il dispositivo, che però non ha ancora le autorizzazioni per ricevere il segnale video, quindi non potremo ancora andare a trasmettergli quello che vogliamo o quello che vediamo in questo monitor o un programma diverso da far funzionare indipendente dagli altri due. Per fare questo è molto semplice. Allora, torniamo nella schermata principale. Vedete che ho qua il programma UD display che verrà caricato automaticamente una volta collegato il dispositivo Lemorele. Vado ad aprirlo ed ecco qua il programmino. Questo programmino lo potremmo lasciare qui, quindi utilizzarlo ogni volta che andremo a collegare il nostro dispositivo, o andarlo a spostare in programmi o sulla schermata della nostra scrivania. Quindi potremmo fare quello che vogliamo. Se io ci clicco sopra, a questo punto lui parte, però come vedete ho tutte delle X rosse perché non ho ancora dato le autorizzazioni necessarie per farlo funzionare. Quindi andremo a dare la prima autorizzazione, basterà andare ad aprire la schermata, quindi andare a attivare, vedete, quello che è UD display, gli do tutte le autorizzazioni, diciamo esci e riapri. Perfetto, la prima l'abbiamo data. Dovremmo dare la seconda
autorizzazione, quindi sempre UD display, vado a dare la seconda autorizzazione, perfetto, e poi diamo anche la terza autorizzazione, perfetto. A questo punto vedete che qua in alto ho l'iconetta dell'applicazione UD display che ho appena autorizzato, quindi andandoci a cliccare sopra ho tutte le opzioni necessarie per far funzionare il terzo monitor ed è veramente interessante per chi ha questa necessità di utilizzo. Perfetto, a questo punto vedete che qua abbiamo i tre monitor, questo che è quello di destra, quello centrale che è il mio MacBook Pro e questo che è l'Acer che ho qua a sinistra. Poi posso andare a spostarli ed invertirli, quindi dare un ordine diverso a quello che è la gestione dei tre monitor, però io mi trovo bene a lasciare centrale ovviamente quello che sto utilizzando centralmente proprio davanti a me. A questo punto qua sotto abbiamo alcune opzioni, abbiamo Extended Screen che vedete che andrà a ridurre le dimensioni dello schermo, mentre andando ad attivare On andremo a riempire tutto lo schermo. Poi qua sotto abbiamo Picture Quality, quindi potremo scegliere tra qualità e speed in base anche alle prestazioni del nostro computer e soprattutto in base poi a quello che devono fare questi monitor a livello di funzioni e soprattutto in base a quello che deve fare ogni monitor a livello di applicazioni utilizzate. Poi sotto vedete che ci dice che è connesso. Poi qua sotto vedete abbiamo Device Version, cioè abbiamo la possibilità di fare l'aggiornamento firmware del dispositivo Lemorele. Io l'ho già fatto, quindi non mi dà nessun aggiornamento disponibile. E poi qua sotto privacy e security abbiamo completato quelle tre autorizzazioni che gli abbiamo dato all'inizio, che erano rosse e adesso sono verdi. Quindi questo è tutto quello che abbiamo a livello di opzioni e come vedete se io mi sposto con la mia freccia verso sinistra sono entrato in questo monitor. Questo cosa vuol dire? Che in questo monitor posso far partire cose indipendenti da questo e da questo. Stessa cosa se io mi sposto, adesso sono entrato in questo monitor, se mi sposto ancora a destra vedete che entro nel monitor che ho da questa parte e quindi scendendo posso andare a far partire funzioni ancora diverse e applicazioni ancora diverse. Infatti vedete che qua io ho aperto YouTube ma in questa schermata non è aperta e qua ho aperto l'applicazione UD display che posso andare a chiudere perché tanto è qua in alto l'iconetta che ci indica che la stiamo utilizzando. E a questo punto vedete che io posso far partire nel mio computer centrale sul MacBook Pro, posso far andare quello che è la gestione di slicer della stampante 3D, quindi posso andare a fare quello che voglio all'interno di questo programma, mentre nel monitor che ho qua a sinistra posso far partire in maniera indipendente un'altra applicazione, facciamo partire magari iMovie, giusto per farvi capire il senso della cosa. Quindi vedete che io qua adesso ho iMovie che posso far funzionare tranquillamente da solo, mentre da questa parte posso gestire il programma di slicer per quanto riguarda la stampante 3D e da questa parte posso guardare YouTube. Quindi tutto questo è fatto in maniera super semplice, ovviamente tutto poi cambia in base alle prestazioni del vostro computer, che sia un Mac o che sia un computer Windows, perché in base alle applicazioni che devono essere gestite in maniera simultanea fa tanto quello che sono le prestazioni del vostro PC, perché già gestire un programma di editing video, poi abbiamo da questa parte quello che è una gestione di un software per stampante 3D, poi da questa parte magari qualcos'altro di impegnativo, capite che diventa davvero molto complicato a livello di risorse per quanto riguarda il computer, quindi dipenderà molto da quello che sono le sue prestazioni ed è per questo che poi abbiamo anche quella funzione che dove possiamo scegliere in base a quello che andremo a utilizzare. Come abbiamo detto prima potremo scegliere tra quality e speed, appunto anche per questo motivo. Allora, come abbiamo visto abbiamo tre applicazioni aperte contemporaneamente e tre distinte applicazioni che fanno tre lavori diversi. Però se volessimo anche riprodurre quello che abbiamo nel nostro monitor principale all'interno degli altri due monitor aggiuntivi è semplice. Entrando nelle impostazioni del nostro Mac o Windows, in base a quello che uno utilizza a livello di sistema, vedete che ho i tre monitor, quindi schermo integrato che è lui, SA230 che è lui e questo sigla infinita che è lui. Allora, se io vado a cliccare sul primo monitor, quello con la sigla infinita, quindi mi dà questa risoluzione di default, che è quella ottimizzata in questo momento in base alle prestazioni e alla gestione che viene utilizzata, posso andare a fare duplica di SA230, quindi andrò a duplicare lui su lui, ma se vado a fare duplica schermo integrato,
andrò ad attivare, vedete, quello che vedo nello schermo principale anche da questa parte. Quindi tutto quello che faccio qua lo farò qua, quindi non potrò più spostarmi con la mia freccia del mouse all'interno di questo monitor, perché è una duplicazione dello schermo principale, ma potrò farlo da questa parte. Quindi in questi due monitor avrò la schermata principale del monitor integrato, mentre da questa parte potrò fare ancora quello che voglio. Ma se dovessi andare a cliccare anche su SA230 e vado a dirgli duplica schermo integrato, anche da questa parte avrò quello che ho all'interno di questo monitor. Vedete che sono cambiate le dimensioni, perché c'è stato un adattamento in base alle tipologie di monitor che stiamo utilizzando, ma se volessimo tornare indietro è semplice. Quindi andando a selezionare magari solo il primo monitor e vado a dirgli interrompi duplicazione, da questa parte tornerò in quello che era iMovie, quindi potrò riutilizzare iMovie, mentre in questi due monitor ho quello che viene trasmesso dal monitor principale. O se volessi ancora, vado a selezionare SA230, vedete, duplicazione schermo integrato, vado a fare interrompi duplicazione e torno nella mia pagina di YouTube. Quindi ancora con tre diciamo applicazioni distinte che funzionano separatamente. Vedete che la freccia del mio mouse si sposta all'interno dei tre monitor, ma posso, come abbiamo detto, anche andare a duplicare lui su lui. Se io vado a prendere SA230, che è lui, che in questo momento vedete è su schermo esteso, potrò dirgli schermo principale, quindi quello che c'è qua diventerà principale in tutti, o altrimenti posso andare a duplicarlo solo qua. Vado a selezionare il monitor che ho qua a sinistra, quindi questo monitor adesso è selezionato, vedete che abbiamo ancora schermo esteso. Se io vado a selezionare duplicazione di SA230, adesso quello che c'è qua apparirà di qua. Infatti vedete, mentre nella schermata qua diciamo del monitor centrale ho ancora quello che era la gestione del programma di stampa 3D. Quindi adesso ho queste due situazioni. Quindi è veramente incredibile la possibilità di combinazioni che possiamo fare, sono davvero pazzesche. Se adesso torno a selezionare il mio monitor con il codice lunghissimo, vado a deselezionare duplicazione di SA230, vado ad interrompere duplicazione, a questo punto sono tornato con iMovie, qua la mia applicazione di gestione stampa 3D, e da questa parte YouTube, e così via. Quindi avete visto che la gestione è davvero multifunzionale, nel senso che potremmo avere intrecci di monitor, spostarli da uno all'altro, duplicarne solo due, non duplicarne nessuno, duplicarli tutti, duplicare lui su tutti gli altri monitor. Cioè veramente la gestione è incredibile. Una volta che si capisce come funziona il discorso di duplicazione, selezionare un monitor piuttosto che un altro, e diventa tutto davvero molto molto semplice, e soprattutto diventa molto pratico andare a gestire appunto queste combinazioni e di avere la possibilità, in base alle proprie necessità, di un utilizzo ottimale. Quindi ragazzi, se questo mio video in cui vi ho portato lui, il dispositivo Hub, in questo caso 6 in 1, ma disponibile anche 8 in 1, in 10 in 1, quindi con più porte collegate, ma sempre con due prese HDMI che ci permettono questa funzione, vi lascio qua sotto il link in descrizione, l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale, e sempre se vi va iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni, ma tutta la tecnologia in generale. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao e al prossimo video!